Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video. Oggi siamo qui per una prova un po' particolare. Qualcosina la potete intuire dal titolo, ma sono particolarmente curioso perché di norma saremmo abituati a vedere un bel volante racing, un ulteriore bel volante racing, e certamente è sempre bello provarli, ma se avessi un prodotto, per dire, simile a questo o addirittura concorrente, non avrei lo stesso entusiasmo, perché francamente sarebbe anche difficile fare meglio. Oggi su per giù tutte le case madre, chiamiamole così, producono i propri volanti per sé, quindi sia motore sia corone, tutte quante più o meno spettacolari a seconda del livello. Viene difficile pensare di rivolgersi a terze parti per una corona molto molto figa. Ma che succede invece se si cerca l'ignoranza di un volante da quasi 40 pollici dedicato ai malavitosi a 12 ruote o più, senza fronzoli, spartano e camionistico? Qua ci vuole solo bandana, birra, sigaretta. Meno, non fumo. Beh, non che il resto, non è che vado in giro ubriaco con le bandane. Questo, signori, è il gigantesco volante Roger di 3D Rap. Ovviamente il nome vi dice già tutto. È pensato per gli appassionati di mezzi pesanti, camion, autobus. Corona è enorme, ragazzi. Cioè, io la sto tenendo un po' più dietro, eh. Se la metto accanto, in linea, alla mia faccia, quasi 40 pollici. Praticamente nella postazione o monti lei o entri tu, ma è quello che ci piace. La parte bassa è piatta per incastrarsi bene nella piega dell'ombelico quando si guida. Vi faccio vedere subito la cosa più spettacolare. Questo qui è un clacson morbido. C'è proprio un tasto all'interno. Pochi comandi, quelli giusti, poi ci sono un paio, una specie di manettini anche direzionabili, che comunque sono sempre comodi, ma sempre tenuto presente che ci dobbiamo giocare. Il piastrone centrale in carbonio è una chicca, che magari un camion potrebbe non avere, a me sarebbe piaciuto anche un plasticone orribile, però beh, 3D Rap insomma fa le cose sempre in un certo modo. Non ci sono le palette al volante, ovviamente, in sostituzione un paio di tasti, ma non fatti per cambiare le marce, ovviamente, perché in un camion di certo non hai le palette al volante, ma comandi aggiuntivi. Io per esempio sui camion uso le palette per girare la visuale, magari questi possono tornare comodi per quello. Naturalmente l'attacco compatibile in realtà con qualunque motore, in questo caso c'è un mozzo compatibile col mio C-Magic, e sotto l'obbligatorio cavetto aggiuntivo. Non fa impazzire, soprattutto oggi che ogni casa produce i propri volanti direttamente interfacciati, direttamente compatibili, però è il compromesso obbligatorio per usarne degli altri. Tecnicamente, se si usa solamente come sterzo, si può anche non collegare questo, ma l'USB aggiuntivo serve per i comandi, sia per farli funzionare, sia anche per personalizzarli, perché questo qua, tramite un programmino gratuito, CMAB si chiama, si può personalizzare. Se lo andiamo a collegare, spegniamo una luce così vediamo. Una volta aperto CMAB, che vedete nel riflesso del volante, incredibili effetti. CMAB ce lo riconosce come 3D Rap Vota, che è un loro altro volante, però come vedete GT più Racing, lo riconosce così semplicemente perché condivide la stessa tecnologia interna e i comandi sono gli stessi. Eccolo qua, lo stesso layout che c'è anche sul nostro Roger. Qui possiamo scegliere il colore dei LED, per i comandi invece basta tenerlo attaccato e sono mappabili. In questo caso lui mi diventa così perché ho scelto di mettere tutte le lucine uguali, che fa più volante di un mezzo civile. Non ho mai visto io dei comandi al volante di colore diverso, giusto? Tra l'altro sono stato un po' basso di luminosità, volendo si può anche sparaflesciare, ma non è di mio gradimento. Tra l'altro ragazzi, rispetto, sono molto contento di questa cosa, è il loro primo prototipo in assoluto di questo volante, che è molto ben fatto, ma il prodotto poi finale, che tra l'altro per l'appunto non so quanto potrebbe costare, avrà delle rifiniture ancora migliori, magari sulla verniciatura, oddio, l'impugnatura del volante intorno mi sembra già perfetta, comunque insomma possibilmente ancora meglio. Ora devo solo capire come sistemare questo cavo, perché naturalmente andando a giocare con i camion abbiamo il profilo, grazie a C-Magic, di 1800 gradi di rotazione possibili, quindi questo cavo ha la tranquilla possibilità di fare 6 giri di postazione e strangolarmi. Madonna che bestione adesso che ce l'ho montato qua davanti. Prova
pratica, se Tarlo è una cagata, basta cambiare alcuni comandi se li volete cambiare per usare questi qui. L'unica cosa, il cavo, attenzione, deve avere tanto spazio, perché con questa rotazione di 1800 gradi, guardate che giro posso fare io trattandosi di un camion, e ovviamente non voglio mai che il cavo si impicchi da qualche parte. Avrebbe una guidina che lo tenga sempre, diciamo, giù qui così tirato, però fondamentalmente è un impiccio in un primo momento, ma poi con i giusti spazi, secondo me, ce lo si dimentica tranquillamente. Primo test fondamentale. Funziona! Bello, ma poi come prende bene, pure proprio come nelle macchine, nei camion, come vi pare, sui volanti normali, se tiri un cazzotto, suona davvero! Allora, perfetto. E mo non mi ricordo come li ho cambiati. Allora, questi qui al posto delle palette mi servono per guardarmi intorno, ok? Un po' meno comodi, ma si sopravvive tranquillamente. Alla fine è questione di abitudine. Qui ricentriamo. Qua dovrei aver messo l'interruttore dei fari, esatto. Le frecce. Io certo che la parte superiore del volante è in mezzo al monitor, però per qualche strano motivo coincide con la parte superiore del volante del gioco, quindi non mi dà fastidio, perché tanto non vedrei lo stesso la strada, cioè quello del gioco. A questo punto farei un giro. Madonna ragazzi, quanto è largo. Bello però, eh? Esperienza camionistica ci sta tutta. Dove si esce da questo? Eccolo lì. Siamo a Pristina, che praticamente è il posto dove l'ultima volta siamo andati col VR, se vi ricordate bene. C'è qualche azienda? Sì, eccola qui, Stokes. Adesso vabbè, non è che voglio farmi un viaggio intero, però capire un attimino l'esperienza di guida con questo bestione, che tra l'altro fa un sacco di leva. Per la verità ti cambia anche un pochettino la percezione del force feedback. Sembra più leggero perché è una leva enorme. Tasti per la visuale ci si abitua, ah, subito proprio. Qui abbiamo la nostra pulsantiera. Vedo che dobbiamo fare benzina. Adesso proveremo anche una manovra dal benzinaio. Ne vedo uno proprio qua vicino, quindi in teoria no problem. Mamma mia. Chiaramente ragazzi è in una posizione un po'... cioè è tanto verticale, perché insomma no, non è che uno si monta il volante praticamente in orizzontale come i camion, e poi quando fai le gare che fai? È un pochettino più un impedimento così in verticale, però manco troppo, cioè l'immersione c'è tutta. Sto padellone, poi è figo, è veramente bello. E mi piace che è fatto in maniera intelligente, cioè qui è tutto aperto, quindi in realtà vedi tantissimo attraverso, essendo così largo. Poi c'è il padellone sotto con tutti i comandi, ma che non dà mai fastidio. Bello, 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 bello. Diamo una freccia a sinistra. Muovetevi, non fate diventare rosso anche questo, che sembra di stare veramente... boh. Prendiamo l'onda rossa. No, non mi dispiace Ciccio, ma tu se vuoi aspettare, aspetti. Madonna, quanto si gira il camion con sto coso. Vai, adesso prendiamo l'onda verde invece. A 600 all'ora. Non è vero, 80. Troppo, ovviamente, per un centro con un camion. Quanto sono fatte bene queste città? Queste sono sempre dell'ultimo DLC, eh? Tra l'altro, ragazzi, stanno arrivando dei rework, quindi poi ci rimetteremo in moto anche dal canto nostro. Magari proprio in compagnia del nostro Roger. Bravo, Roger. Ruggero, lo rinomineremo. Ma guarda che belle strade che sto facendo. Anche
se è notte non è un problema perché gli edifici sono ben illuminati. Così. Oh sì, posso farlo. Tempo, freniamo perché gli sto andando addosso. Dai, dai, adesso, dai, è la tua. Bravo, andiamo. Andiamo larghi, va, che facciamo girare bene tutto il remorcation. Spegni. Allora, anche questi due manettini con i D-pad integrati, hanno un feeling veramente figo. Non ti puoi sbagliare. Cioè, tipo, non è che se lo schiacci per sbaglio premi una direzione. Belli soldi. E qui siamo già ad una bella dogana, dove, ragazzi, sosteremo per sempre, direi, perché adesso non abbiamo tempo di farci tutto il viaggio, però è molto figo questo Roger, con queste dimensioni veramente prepotenti, che però il camion te lo fanno sentire tutto. Ha anche iniziato a piovere, io non so perché sto facendo questa manovra, però il camion diceva di là. Però scusa, se volevo dormire così, per il lungo, guarda, occupo 7 posti e sono contento così. Bello, molto figo, già me lo vedo con qualche adesivo ancora più camionistico, potrebbe ulteriormente migliorare, magari, sai, qualche brand proprio di camion, visto che tanto alla fine l'utilizzo è quello. Non andremo a fare delle gare con sto coso, cioè già si fa fatica con il 34 C-Magic, anche se lì con le auto normali al suo perché, ma questo è veramente tantissimo, cioè va bene solo per i camion, autobus e cose varie. Chiederemo agli amici di 3D Rap una versione ancora più malavitosa, NU89, tutto plasticone, queste finezze di carbonio del camion Gigino, però bello. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, io vi aspetto qua sotto nei commenti, ovviamente nei link che trovate sotto in descrizione. Vi lascio anche il link alla pagina di questo volante, perché ora che esce il video potrebbe già esistere. Ciao!